Bentrovati al nostro appuntamento. Io spero che sia ogni volta un'occasione non solo per trascorrere del tempo assieme, ma per avere e godere del piacere di aprire la Bibbia insieme a noi e leggere parte del suo prezioso contenuto. La volta scorsa abbiamo cominciato a parlare in quello che è il nostro percorso attraverso i singoli libri della Bibbia, del libro di Daniele. Abbiamo nel nostro appuntamento cercato di tirare un pochettino le coordinate storiche ove questo testo può essere collocato. Abbiamo avuto modo di considerare che ci sono due correnti che ancora lottano rispetto a questo testo. C'è una corrente, un binario che collocherebbe il libro di Daniele nel suo periodo storico, o meglio nel periodo storico della parte iniziale, quindi intorno al 600 avanti Cristo, quindi nel periodo della deportazione babilonese ad opera di Nabucodonosor. Una seconda corrente, un secondo binario sul quale noi cerchiamo anche su esso di camminare, vedrebbe invece il testo collocato nel periodo cosiddetto dei Maccabei, quando dopo la deportazione babilonese, dopo il regno medo-persiano, dopo ancora la conquista di tutto l'Oriente da parte di Alessandro Magno, con la sua morte e la divisione del suo regno ancora ai suoi quattro generali, definiti poi Seleucidi, questo regno della Giudea finisce sotto il governo di Antiochio IV Epifane. Costui spoglia il Tempio di Gerusalemme di tutte le sue ricchezze, di tutti i suoi arredi, addirittura fa erigere nel Tempio di Gerusalemme una statua a Zeus Olimpio, per uniformare la fede dei giudei alla fede dei greci, perché l'opera di conquista dei greci si era contraddistinta da una realtà, da un'opera di civilizzazione. I greci nelle loro conquiste cercano di portare la loro conoscenza, i loro amori e le loro passioni. E questo accade anche nella Giudea, dove i ricchi di Gerusalemme con piacere accettano di essere civilizzati, perché a che cosa corrisponde questa opera di civilizzazione? Costruzione di teatri, palestre, quindi amore per la cultura e amore per lo sport. Questi sono due segni che contraddistinguono l'impero, il regno greco. E i ricchi acconsentono a queste cose. Quelli più poveri, ma più forti nella fede ebraica, conosciuti anche come Anewin e i Chassadim, da dove viene il chassidismo, sono due termini che stanno ad indicare i poveri e i fedeli a Dio. Infatti oggi il chassidismo o cassidismo, se non si pronuncia l'H, sta ad identificare una corrente di persone molto ortodosse, molto fedeli nell'ebraismo. E a queste realtà fa parte la famiglia del sacerdote Mattatia, dove nella persona di suo figlio Giuda, poi soprannominato Maccabeo, da cui la famiglia dei Maccabei, nasce questa rivolta nei confronti di questo oppressore e la guerra, conosciuto come la guerra dei Maccabei, vedrebbe nel libro di Daniele un testo ispiratore della rivolta, un testo che ancora incoraggiava i rivoltosi, i ribelli contro l'oppressore a tenere duro. E un altro testo che viene collocato in questo periodo dei Maccabei è un altro testo deuterocanonico, ossia non appartenente al canone, è il libro di Giuditta.
Abbiamo visto che nella sua versione ebraica il libro di Daniele è costituito da 12 capitoli. Nella versione deuterocanonica presenta l'aggiunta di 2 capitoli finali. Questa gran parte delle cose che ci siamo dette la volta scorsa e che ci servono per introdurci nella lettura del primo capitolo di questo libro, così che cominciamo riguardando i contenuti del libro, tenendo conto dei due binari, a fare un viaggio attraverso il testo di Daniele. Quindi vi invito a recuperare la vostra Bibbia, reperirne una, se non avete una Bibbia, facilmente con un collegamento internet dal vostro smartphone o se ci state seguendo al computer, basta che scrivete Daniele 1 e vi si apriranno centinaia di Bibbie. Io leggo da una versione Nuova Diodati. Vi chiedo un po' di attenzione perché leggerò l'intero capitolo. Tenete in mente i due binari, uno che colloca Daniele nel 600, l'altro che lo colloca nel periodo dei Maccabei che poc'anzi ho provato a descrivervi. Nel terzo anno del regno di Jehoiachim, re di Giuda, Nebucadnezzar, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme e la cinse d'assedio. Il Signore diede nelle sue mani Jehoiachim, re di Giuda, assieme a una parte degli utensili della casa di Dio, che gli fece trasportare nel paese di Shinar, nella casa del suo Dio, e depose gli arredi nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse quindi ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale e nobili, giovani in cui non ci fosse alcun difetto, ma di bello aspetto, dotati di ogni sapienza, che avessero conoscenza e buon intendimento, adatti a stare nel palazzo del re e ai quali si potesse insegnare la letteratura e la lingua dei Caldei. I Caldei sono i babilonesi. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi squisiti del re e del vino che beveva egli stesso. Dovevano essere educati per 3 anni, al termine dei quali sarebbero passati al servizio del re. Tra costoro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi mise loro altri nomi. A Daniele pose nome Belsazar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abednego. Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli beveva, e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e misericordia presso il capo degli eunuchi. Il capo degli eunuchi disse quindi a Daniele, «Io temo il re mio signore, che ha stabilito il vostro cibo e la vostra bevanda. Perché dovrebbe egli vedere le vostre facce più triste dei giovani della vostra stessa età? Così mettereste in pericolo la mia testa presso il re». Allora Daniele disse a Melzar, che il capo degli eunuchi aveva preposto a Daniele, Anania, Misael e Azaria, «Ti prego, metti alla prova i tuoi servi per 10 giorni e ci siano dati legumi da mangiare e acqua da bere. Poi siano esaminati alla tua presenza il nostro aspetto e l'aspetto dei giovani che mangiano i cibi squisiti del re. Farai quindi con i tuoi servi in base a ciò che vedrai». Egli acconsentì a questa loro proposta e li mise alla prova per 10 giorni. Ora, al termine di 10 giorni, il loro aspetto appariva più bello e avevano una carnagione più piena di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi squisiti del re. Così Melzar tolse via i loro cibi squisiti e il vino che dovevano bere e diede loro legumi. A tutti questi 4 giovani Dio diede conoscenza e intendimento in tutta la letteratura e sapienza. E Daniele ricevette intendimento di ogni genere di visione e di sogni. Alla fine del tempo stabilito dal re,
perché quei giovani gli fossero condotti, il capo degli eunuchi li condusse davanti a Nebucadnezzar. Il re parlò con loro, ma fra tutti loro non si trovò nessuno come Daniele, Anania, Misael e Azaria. Perciò essi furono ammessi al servizio del re. E su ogni argomento che richiedeva sapienza e intendimento intorno ai quali il re li interrogasse, li trovò 10 volte superiori a tutti i maghi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Allora, proviamo a camminare sui due binari che vi dicevo prima. Per quanto riguarda il riferimento all'anno terzo, si riesce, per questo riferimento che poi troviamo confermato nel libro delle cronache al capitolo 36, si colloca l'ambientazione nel 597, che è l'anno in cui fu deportato ancora Joachim in Babilonia. Se Daniele è un testo storico, quindi collocato nel periodo della deportazione, questo primo capitolo servirebbe a farci conoscere chi è Daniele, da dove viene Daniele. Daniele, noi sappiamo da questa storia, che appartiene a una famiglia nobile. Egli è un giovane di bello aspetto, è un giovane. Appartenendo a delle famiglie nobili, è già preparato nell'istruzione rispetto ai poveri e viene introdotto alla corte del re di Babilonia, dove una serie di giovani vengono preparati per essere dei funzionari ancora del regno. A qualcuno appare strano che un imperatore prepari per il suo regno giovani di un altro popolo, che cerca di trasferire la cultura, la formazione del suo popolo a giovani di altra appartenenza. E questi devono essere preparati poi per fare le faccende di governo. Chi sta sul binario della non storicità dice: ma non ha senso. È molto più logico invece pensare che Daniele, Anania, Misael, Azaria sono dei personaggi fantastici che servono ad incoraggiare la rivolta degli Anaim e Chassidim del periodo dei Maccabei. Sono una sorte di, volendo fare un salto nel tempo, di D'Artagnan e tre moschettieri. Sono un manipolo di uomini che fanno resistenza a chi è al governo, che sono pronti a mettere in discussione la propria vita per rivoltare quella che è la situazione totale. E quindi nel trasferire, nel comunicare una storia di resistenza, perché avrete certamente notato che nel leggere in questo testo c'è nella nostra traduzione italiana un verbo, contaminarsi. Daniele e i suoi amici decidono in cuor suo di non contaminarsi. Ai tempi dei Maccabei, dove c'era quest'opera di grecizzazione, che abbiamo chiamato opera di civilizzazione, il portare il teatro, quindi le opere della cultura, lo sport, la parte ortodossa del popolo, quelli che cercavano di conservare la fede, vedevano questo come una minaccia, come una forma di contaminazione. E costoro dicono: ma non si può pensare che un re faccia una selezione di giovani. E non solo. Poi gli dà da mangiare quello che mangia lui, gli prescrive la dieta. E sulla dieta apro una finestra, perché poi da questo testo in alcuni ambienti è nata la dieta di Daniele, come addirittura pratica di supporto liturgico ad una spiritualità.
la chiudo la finestra, lasciando a voi i vostri pensieri. Daniele si fa portavoce di questo gruppo e decide di non contaminarsi, non vuole i cibi di un popolo che avevano una propria divinità. E qui si sono fatte tante interpretazioni sui cibi legati alle divinità babilonesi, mentre dovremmo pensare che alla divinità di Israele l'unico cibo adatto fossero i legumi. Il Dio di Israele è un Dio di fagioli e lenticchie, secondo la dieta di Daniele. Ci sono state tante interpretazioni sui contenuti, sugli apporti ancora di proteine, di fibre, di vitamine, di questi elementi. Ma io credo che noi non dobbiamo ridurre la Bibbia a un testo salutarista, a un testo di consigli sul mangiare, ma che certe situazioni non sono altro che dei complementi per esaltare delle figure che sono raccontate. Quindi non entriamo nei vari commenti sugli alimenti. Io vorrei che insieme ci domandassimo un re che li mette alla prova. Poi questa prova viene superata. Cioè dopo questo periodo di alimentazione i nostri giovani vengono provati. Allora, i fautori, i sostenitori che il testo appartenga al periodo dei Maccabei dicono: questo testo stava dicendo a quelli che stavano combattendo: resistete, fate una prova di 10 giorni, dopo questi 10 giorni continuate. E si parla di quanto tempo? Se leggiamo ciò che ci dice il testo, ci accorgeremo che il re che cosa chiede? Vorrei che assieme riprendeste il capitolo 5. Il re assegnò loro una razione giornaliera di cibi squisiti del re e del vino che beveva egli stesso. Dovevano essere educati per 3 anni. La guerra dei Maccabei durò 3 anni. Era un modo per dire: resistete, che prima o poi ce la faremo. Questo è il binario a favore dei Maccabei, ma non può essere soltanto questo elemento a farci protendere da quella parte. Terminato il tempo, abbiamo letto, i giovani gli furono presentati, il re parla con loro e non c'era nessuno che era come loro, li trovò 10 volte superiori, non agli altri giovani, ma ai maghi e agli indovini che c'erano nel suo regno. Già il primo capitolo ci sta dicendo: conoscerete delle storie in cui Daniele e i suoi amici diranno cose superiori di quelle che potranno fare i maghi e gli astrologi, che nel mondo caldeo rappresentavano il culmine della scienza. È in Babilonia che c'è Babele, la torre di Babele di Genesi capitolo 6. È in Babilonia che c'è la scienza di conoscere ciò che dicono gli astri. È in Babilonia che nasce l'astrologia. La figura di Daniele e dei suoi amici è una figura che dice che la scienza, la conoscenza del popolo di Israele è superiore a quella di coloro che cercano di interpretare le stelle. Di queste cose ne abbiamo parlato quando abbiamo incontrato anche il profeta Elia, il profeta Eliseo, personaggi e divinità come Astarte o Ashtor. Cerco di rinfrescare le menti di chi ci sta seguendo dall'inizio, per chi invece sente nome e dice: ma io ste cose, sul sito di Teleoltre potete andare ad aprire la finestra di Studiando la Parola e vi andate a pescare tutte le lezioni vecchie, così quando non sapete con chi stare o con che cosa fare,
Io vi faccio, vi posso fare compagnia. Se volete potete scaricarvi gli audio e portarmi in macchina o al lavoro insieme a voi, però non distraetevi nelle cose e poi dite colpa del pastore Elpidio, non datemi di queste colpe. Daniele vi rimase fino al primo anno del re Ciro. Il primo capitolo, la nostra prima storia, si chiude con un riferimento storico ben preciso. È iniziata con il terzo anno del regno di Joachim, quindi l'anno ancora della deportazione, e la conquista di Nabucodonosor, che accade nel 597, dicevamo prima. Sapete quando è il primo anno del re Ciro? Nel 538. Quindi questo primo capitolo dura 60 anni. Ci sono due riferimenti storici tra l'inizio e la fine in cui questa storia non è durata i 3 anni richiesti che vi citavo prima, ma sarebbe per le due citazioni storiche durata 60 anni. Allora qualcuno dice, ma come dopo 60 anni Daniele è rimasto ancora un giovane? Come è possibile? Allora, non leghiamoci a Dario, a Ciro e agli altri che incontreremo nel nostro testo, perché per ciascuno di queste menzioni storiche l'altro binario ha la sua spiegazione. C'è una spiegazione per cui si faccia riferimento a Ciro, perché il testo dice Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Non vuol dire che questa storia sia durata 60 anni, ma che Daniele è rimasto alla corte babilonese fino a quando è arrivato Ciro, per cui vi è stato per 60 anni. E vi accorgete che i versi, a secondo di come vengono letti, possono significare più cose a secondo di quelle che sono le posizioni di partenza. Ciò che invece desidero possa restare nel nostro cuore mentre ci accingiamo a concludere questa seconda lezione è che in Daniele e negli altri veniva riconosciuto un qualcosa che negli altri non c'era. E questo dovrebbe essere il nostro approccio nella lettura della Bibbia. Dovremmo avere l'umiltà di Nabucodonosor, che guarda questi 4 giovani e riconosce che in loro c'è qualcosa che in quelli del suo popolo non c'era. E non erano le lenticchie che mangiavano, non era la forza delle lenticchie che li rendeva superiori, perché altrimenti vi direi mangiate lenticchie. Ma il mangiare lenticchie parte da una decisione, il non contaminarsi, quindi di non avere una condotta morale, di avere una vita spirituale che non sta a guardare a quello che fanno gli altri, che non si lascia trasportare dalle cose allettanti, dei piacevoli, dalla tavola del re, dalle bevande del re, ma c'è una scelta, che è quella di conservare la propria identità spirituale, la propria fede. Allora chi legge la Bibbia avendo una fede nel cuore o ricercando una fede, non compromessi, non contaminazioni, non cercando nella Bibbia la dieta di Daniele, non cercando nella Bibbia le vivande o le bevande del re Nabucodonosor, ma se si cerca nella Bibbia quel qualcosa di diverso e di particolare, stiamo cercando la rivelazione di Dio, stiamo cercando la conoscenza di Dio, che al di là dei riferimenti storici è giunta fino a noi oggi. Allora, qualcuno vuole che Daniele sia un personaggio immaginario, Daniele sia un personaggio di fantasia, c'è chi invece dice Daniele è un personaggio storico, Daniele è un personaggio storico, ma o fantasia o storia, a me non mi interessa se Daniele sia esistito o non sia esistito, a me lettore della Bibbia devo raccogliere quello che è lo spunto per la mia spiritualità
che la storia o la vita di Daniele mi offre. Riguardava il 600, riguardava il 200. Io oggi, lettore della Bibbia del 2000 e passa, non faccio parte né dell'impero babilonese. Non sono neanche più nella Giudea del 200. Di Maccabei forse per la strada ne incontrerò tanti, ma non sono i Maccabei di Gerusalemme. Non posso rimanere schiavo dell'interpretazione storica della Bibbia. Devo lasciare che la spiritualità e quindi la vita, l'essenza della divinità raggiunga la mia vita e ispiri la mia fede e la mia voglia di conoscere e di approfondire il testo. Se c'è questa voglia, se c'è questo desiderio, continueremo nelle prossime settimane a leggere i capitoli successivi, a riflettere sui vari contesti. Il primo capitolo non c'erano sogni, non c'erano visioni da interpretare. Io ve li auguro adesso buoni sogni, felici sogni, per Dio piacendo, la volta prossima cominceremo a conoscere i sogni di Nabucodonosor e a cercare di interpretarli insieme a Daniele. Dio vi benedica.